Diretta stasera. Una struttura di progetto di legge a firma Chiamparino, Di Maio, Giachetti. No, è già depositata la firma Fraccaro alla Commissione Affari Costituzionali. Ma la modifichiamo per unire anche gli sforzi intellettuali di Giachetti, Chiamparino. E col contributo di Bechis? Ma io sottoscrivo quella di Chiamparino, che mi sembra, oltretutto è un tema molto esteso, non saprei fare i calcoli economici su cosa costa o non costa. Costa perché non funziona, quindi diciamo potrebbe essere anche superiore a quella somma se si citano tutti i conflitti di interesse che ci sono in giro. E di incompatibilità. Collaudi, magistrati, sì, tutte queste cose. Spesso magari c'è tanta roba. Nati anche quando parlavo dei dirigenti pubblici, siccome bisognava risparmiare, dicono: beh, costiamo meno noi, non pigliamo il gettone di presenza. Hanno occupato tutte le società controllate, i dirigenti del Tesoro, i dirigenti del Ministero. Così hanno un potere 10 volte superiore. Non era una questione di soldi da risparmiare. E quello è un conflitto di interesse vero. Bisognerebbe che ognuno facesse il suo mestiere e non interferisse in un altro campo che non c'entra niente con il suo. Che butto lì un altro solo quello che è legittimo che pesi. Un'altra cosa. No. Peraltro tutti pensiamo a Berlusconi. Un cittadino per strada, interpellato per strada, a cui venisse chiesto a cosa serve il CNEL, ad esempio. A cosa serve il Consiglio di Stato. A cui venisse detto poi quanto costano questi organi, anche di rilevanza costituzionale in un caso. Ecco, forse c'è da chiedersi se come stiamo, dove siamo arrivati, come siamo messi, non ci sia proprio da prendere un sano piccone istituzionale e cominciare, no, a togliere il superfluo, come facevano gli artisti dalla massa del granito. E c'è anche un'altra domanda da farsi. Se tutti pensano che il CNEL è inutile, perché i partiti continuano a nominare gente al CNEL? Sì. Faccio un esempio. Noi... Perché c'è? Le chiedo scusa. Noi come Movimento 5 Stelle crediamo che le province siano inutili. Quindi non ci presentiamo alle elezioni provinciali. È semplice. Si dice che i rimborsi elettorali vanno aboliti. Beh, basta Presentarsi alle elezioni. No, basta rinunciarvi, come abbiamo fatto noi, 42 milioni di euro. Cioè, quello che non funziona in questo meccanismo e che stiamo discutendo stasera è: perché quelli che hanno governato gli ultimi 20 anni pensano che delle cose si debbano fare oggi e non negli ultimi 20 anni? Vede Di Maio, qual è il fascino che agli occhi di una parte dei cittadini e non da parte degli altri, io per fortuna faccio giornalista, sto un passo indietro, hanno i nuovi, voi, Renzi, cioè chi non c'era, proprio che non c'era, cioè che non ha il debito degli altri, no? Lei dirà c'ha il debito politico, Però se diamo fede al fatto che chi è nuovo, entra in politica o rientra in politica o adesso ha la possibilità di governare, siate voi, però non è che deve continuare a pagare il debito di cose fatte male dagli altri. Se c'è la possibilità oggi di cominciare a dire del CNEL si può fare a meno? Quanto costa? Se si può rimettere in circolo quello che costa il CNEL, salutando e ringraziando chi ci fa parte oggi. Ma infatti io non volevo assolutamente fare un processo, cioè, come diceva le intenzioni. È vero che tutto questo tutto è servito a qualcuno. Ma oggi, siamo oggi... Io dico semplicemente una cosa, che quello che si deve fare, lo si deve fare, non se ne deve parlare più tanto. Perché le persone anche con cui sto parlando qui, sia Roberto Giachetti ma anche Chiamparino, fanno politica da una vita. E sono le persone anche che mi hanno portato ad entrare in Parlamento, perché a un certo punto non ne potevo più di chiacchiere. Quindi se è arrivata l'epoca dei fatti, ben venga. Se è un'altra epoca delle chiacchiere, io devo mettere in guardia i cittadini che ci ascoltano. Tutto qua. Sì, posso... sulle chiacchiere... Posso dire una cosa? Sì, certo. Possiamo andare. Non voglio... io sono oggettivamente in difficoltà, perché è chiaro che la sento su di me. Io ho raccolto le firme sul referendum che gli italiani avevano approvato per il finanziamento pubblico dei partiti e anche per la responsabilità civile, e quindi, però, essendo in Parlamento da 10 anni, obiettivamente me la sento tutta addosso la responsabilità di quello che è accaduto, è chiaro? E dico certamente che io ce l'ho addosso. Posso dire una cosa che interrompo? Sia Matteo Renzi sia il Movimento 5 Stelle ci hanno fatto sapere che accettano lo streaming, quindi domani, adesso noi non sappiamo ancora a che ora è, ma trasmetteremo, lo posso già dire, in streaming l'incontro nell'ambito delle consultazioni per la formazione di un nuovo governo tra il presidente incaricato Renzi, Beppe Grillo e le rispettive delegazioni di chi sta attorno al presidente incaricato, cioè Del Rio e Guerini, e i due capigruppo Dinca e Santangelo. Quindi
L'ora non la sappiamo ancora, ma verosimilmente Di Maio, che ha voce in capitolo... Ma io credo sarà nel primo pomeriggio. Nel primo pomeriggio. Questi sono i tempi. Allora, diciamo che subito dopo il telegiornale delle 13.30 trasmetteremo in streaming questo ovviamente atteso incontro. Io vorrei chiedere clemenza ai telespettatori, ma all'inizio eri in nero. E poi c'è un fatto, lui c'ha 27 anni, io ce n'ho 52 e sono sicuramente un po' più rincoglionito. Quindi se ogni volta vengo interrotto perdo il filo. Ma noi lo facciamo cerco di recuperarlo, lo so, io però cerco di recuperarlo. Questa volta ho cercato di resistere per dire questa cosa. Quindi la responsabilità è innegabile che di fronte alla scelta del Movimento 5 Stelle di non prendere il finanziamento pubblico non si discute. Io l'ho sempre detto, c'è un dato di coerenza che va rispettato. Adesso però io le chiedo una cosa e la chiedo anche a Luigi Di Maio. Il decreto legge sul finanziamento pubblico, che certamente rispetta la proposta del Movimento 5 Stelle, fa schifo perché non lo abolisce totalmente, prevede la sua abolizione definitiva in 4 anni, però lo riduce dai 91 milioni dell'anno precedente a 50. 70. No, a 50 perché non ci sono messe le europee e le regionali, quindi sono 50. Te lo posso garantire, lo puoi verificare. Adesso che succede? Che comunque sono un risparmio di 40 miliardi. Di 40 miliardi per lo Stato, per i cittadini. 40. Se il Movimento 5 Stelle, come ha annunciato... Non è vero. Questo è falso. La relazione tecnica del governo del decreto dice 73 milioni di costo. Sempre. Anche a regime. No, no. Cioè non verrà mai abolito. Perché devi mettere perché gli sgravi, che... Robè. Devi mettere il fatto che tu fai... Uno aggiunge il costo fiscale. No, perché comunque, per esempio i rimborsi elettorali delle europee e delle regionali non sono stati calcolati. Allora, adesso il totale... Adesso è 70, scusate, ho capito. Facciamo, facciamo immediatamente il fact checking. Andiamo in pubblicità tra 6 minuti. No, tra 3 minuti. Quando finisce la pubblicità torniamo qui e sappiamo chi ha ragione. Poi, no, Chiamparino ha chiesto di parlare prima? Hai fatto un gesto? Ha fatto un gesto Sergio Chiamparino? Voleva dire chi ha ragione? Beh, è difficile dire ragione se non finisce il ragionamento, carità, però. Volevo solo, volevo solo salutarvi perché dopo lo stacco vi devo lasciare. E mi permettevo di dire all'onorevole Di Maio che io ho fatto 10 anni il sindaco a Torino, ho fatto anche delle parole ma ho fatto dei fatti, possono essere giusti o sbagliati, piacere o non piacere, ma certamente ho fatto più fatti che parole, i torinesi credo lo sappiano. E così ricordiamo che sta per fare un'altra campagna elettorale, che qui è propedeutico questo ricordo anche forse. Chiamparino. Comune più indebitato d'Italia, Torino. Tra solo questo. Dice Di Maio il comune. Torino è il comune più indebitato d'Italia perché ha fatto investimenti, caro Di Maio. Ah, ecco. E lei sa benissimo che fare la metropolitana o la fai a debito o non la fai. E, però è anche il comune, fra i grandi comuni, che ha la spesa corrente per acquisti e per personale inferiore della metà al fabbisogno standard a cui avrebbe diritto, mentre deve Roma e Napoli ce l'hanno il doppio. Deve colmare il debito creato, questo è il problema. Ma guardi che questo è la manovra che bisognerebbe fare in Europa, ridurre la spesa corrente e aumentare la spesa per investimenti che si fa a debito, impari per di cortesia. Parlando, il problema è che la vuole fare lui. Allora, no, non vorrei che cominciaste a discutere adesso, è interessante, ma quando eventualmente, come si vocifera, Chiamparino si candiderà alla guida della Regione Piemonte, su questo argomento, se Di Maio si candiderà anche lui alla stessa... Io sono campano, come faccio a candidarmi alla Regione Ma che c'entra, si è visto di tutto in questo paese. E non nel Movimento 5 Stelle, per ora. Proprio... Ci sarà Davide Bono. C'è un vincolo. Noi abbiamo un vincolo che ci candidiamo solo dove siamo residenti. Il candidato della Regione Piemonte è Davide Bono per il Movimento 5 Stelle. Davide Io Bono. Seguo Chiamparino. Benissimo. Nel senso che segui Chiamparino, che dopo la pubblicità non troviamo neanche... Non è così, perché dopo la pubblicità saluterò Giachetti, invece salutiamo adesso Chiamparino. Alan, resta? Grazie. Io sì. Grazie Chiamparino, tra poco. È chiuso.